Noi non ce l'abbiamo con la RAI, dove ci sono tante giornalisti bravi che onorano il servizio pubblico. Noi siamo abituati alla critica dura, e a noi la critica fa piacere. Quando si organizzano agguati premeditati, mediatici e politici, la città reagisce. Io ho interpretato il sentimento diffuso della città, che è rimasta indignata, perché quando si fa un attacco così pesante e violento alla città e a una comunità è qualcosa di inaccettabile, diffamatorio e vergognoso, soprattutto se proviene dal servizio pubblico. Il signor Giletti è lautamente pagato con i soldi dei contribuenti. Dovrebbe essere un arbitro imparziale. Non lo è. È sceso in campo, si è messo la palla, diciamo, sotto al braccio e ha iniziato a giocare a pallone. A noi questa cosa non piace, i napoletani reagiscono, ma non si fiaccano, perché siamo abituati a piare mazzate e perciò abbiamo la schiena dritta. È vero che avevano chiesto anche una replica con la Pilapicerno. La replica, che cosa? Avevano chiesto, insomma, una replica. Ma non c'è nessuna replica da fare. No, gliel'avevano chiesto, però la RAI. Sentite, noi con Giletti non abbiamo più da interloquire, abbiamo fatto una querela. Ho detto tutto, direbbe Totò. Aspettiamo la risposta del presidente della RAI, alla quale ho scritto. Ho molto apprezzato la risposta del presidente Fico, che mi sembra in linea con quello che deve essere il servizio pubblico. Aspettiamo che si rompa il silenzio dei vertici della RAI, cioè capire se i vertici della RAI condividono quel tipo di servizio pubblico, quel tipo di trasmissione, quel tipo di andamento, quel tipo di giudizio sulla città. Credo che sia giusto che la comunità napoletana, il sindaco, l'amministrazione, noi tutti possiamo avere una parola, come dire, di speranza, se il servizio pubblico può tornare a essere sempre servizio pubblico. Ci dobbiamo abituare a questi attacchi premeditati che nei confronti della città di Napoli sappiamo perfettamente non è stato il primo. Ci impegniamo perché sia l'ultimo, ma se vuole una previsione non penso che sia l'ultimo, perché da quello che vedo agitarsi c'è molta politica nel servizio pubblico. Come mai 10 milioni di euro questa montare, questa richiesta milionaria, insomma, chiesta alla RAI? Come è poco? Non lo so. No, non lo so. Abbiamo fatto l'avvocatura, ha fatto questa valutazione, noi ci affidiamo agli avvocati. Siccome siamo consapevoli che Napoli deve essere ancora più pulita di come l'abbiamo pulita, quei 10 milioni, Napoli sarà più pulita anche grazie a Giletti.